Allora, io ne approfitto, visto che oggi è uscito Dead Space 3, che ha avuto delle ottime recensioni, che mi sarei voluto leggere, però oggi non ho avuto proprio il tempo di fare niente, però ha avuto degli ottimi voti. Figata, posso creare pure le cartelle. Vedi, No, Davide? vai avanti, tu, vai avanti. Quindi ha avuto delle ottime recensioni, Jim Sterling gli ha dato mi pare un 8, su Polygon addirittura ha preso 9.5, su Eurogamer.it sempre un 8, quindi ne approfitto per parlarvi del fatto che io ho provato la demo qualche tempo fa e per Xbox e dai, alla fine più o meno, almeno dalla demo, perché poi nel gioco completo magari è tutta un'altra cosa, però da quello che si vede nella demo conferma un po' le aspettative, i timori che c'erano prima del lancio, quindi è stato molto. Se il primo Dead Space era un gioco che aveva molta personalità, il secondo già un po' l'andava perdendo per diventare più uno sparatutto, quest'altro, almeno da quello che ho giocato, sembra definitivamente disceso per la china degli sparatutto e quindi coperture, tra l'altro come al solito, le solite coperture che mettono nei giochi che non erano previste, quindi fatte un po' a cazzo di cane. La coop che non ho provato perché quando l'ho provato non c'era nessuno che online con cui poter giocare, ho provato a cercare qualcuno però non trovavo nessuno e qui si dirà che si può Sentivi solo? sì, mi mancava Simone, Sì? Il mi mancava tasto sharing. esatto. E quindi insomma si potrà avere la coop in qualsiasi momento. Quando meno te l'aspetti, vai al bagno a fare pipì, Torni tac! e c'è quello. Ti appare un altro giocatore nel bagno. Esatto. Che cazzo stai facendo? Perché tra l'altro poi il giocatore secondario sarà il giocatore di colore, quindi qua si potrebbero sprecare. Che muore subito. No, entra, esce, muore. Che entra Comunque stiamo esce. parlando di Dead Space 3 sempre, della Così, demo. sì, perché come si dice, degenerando quasi la situazione. E comunque, niente, è un po' proprio senza, ripeto, per quello che ho provato, senza personalità. Cioè, vai là, le cutscene, scene in cui cammini, scene in cui spari, cutscene, boss, cutscene, quello che parla, vai là, personalizza le armi. Hanno messo sto sistema che puoi crearti le armi coi pezzi, prendi un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, metti insieme, fa le funzioni nuove. E tra l'altro poi, cioè io non so, si stanno proprio cacando in mano quelli di EA, perché non solo l'hanno reso uno sparatutto sto gioco, perché se no gli vendeva poco e dovevano abbandonarlo. Uscirà, anzi è uscito al lancio con una decina di DLC, perché così ci guadagnano un po' di più. Ci avrà le microtransazioni per comprare potenziamenti e cose. E poi vabbè, la coop online pure l'hanno messa per sempre per attirare il maggior numero di pubblico possibile. E la dicevo anche l'altro giorno, non Ci mi manca solo il tasto dello sharing. ci manca solo il tasto dello sharing, ma ci manca solo proprio che ci mettono il logo Marlboro sulla tuta di Isaac e proprio hanno completato perché stanno proprio spremendo fino al limite sto gioco proprio perché, boh, non lo so, ci avranno delle previsioni di vendita stile Nintendo che sono un po' ballerine, boh. Qualche Comunque. giorno fa nel laboratorio di ludologia provammo la demo e ci facciamo sto ragionamento che perché combatti una trivella? Non so se chi ha giocato la demo alla fine ti combatte sta trivella gigante. Sì. Non riuscivamo a capire perché si sta combattendo una trivella. Oltre a quello, perché la trivella ti segue? Terza cosa, per chi ha costruito una trivella che si apre e diventa un gancio? Sì, Ma bravo Davide, ma Davide. dopo Armageddon. Che utilità? Davide, dopo Che Armageddon con le trivelle puoi fare di tutto. No, comunque, Mi ha bravo che spianato la strada proprio. mi hai fatto ricordare di sta cosa che l'altro giorno vedevo una video recensione di Uncharted, oppure una recensione, non so, comunque che diceva che Uncharted 3 praticamente è strutturato come se fosse tante scene d'azione messe assieme con lo scotch.
come svolgimento del gioco. Poi non lo so, io Uncharted 3 non l'ho provato, però la sensazione che ho provato giocando questa demo, appunto, che c'è la scena della trivella, la scena che stai cadendo da sopra a sotto, la scena del boss, senza una vera... Cioè, sei là che vieni spinto a calci in culo ad andare avanti dentro sto gioco e non hai una vera partecipazione, un vero coinvolgimento, come invece c'era appunto nel primo, dove invece, almeno per quando lo giocai, per quello che mi ricordo quando lo giocai, uno veniva proprio rapito dall'atmosfera, da tutto quanto. E niente, questo era Dead Space 3, però c'è da dire che tecnicamente è molto valido, non andrà a 60 frame al secondo, però quei 30 frame sono fissi, non scendono mai. Grazie. No, ma guarda, mi sono stupito perché gli altri, il primo l'ho giocato su Xbox, era un po' farraginoso, mentre questo è proprio molto solido, ti dà proprio la solidità dell'engine. Comunque, volevo solo dire una cosa, solo a me la demo comunque è piaciuta, perché, ok, non c'entra niente con i primi due Dead Space, però è un Uncharted con un'ambientazione molto interessante, e la cosa personalmente mi sta benissimo. Al punto che a me prima non fregava nulla, poi ho visto, è così, e l'ho preordinato. Hai preordinato Dead Space 3? Sì, sì, perché ho dato dentro dei giochi vecchi che avevo e quindi l'ho pagato poco. Ma guarda, sarà il solito gioco che alla fine si gioca piacevolmente, va? Però ripeto, è un po' quella sensazione lì. È un po' il gioco sti cazzi. Sì, che vai avanti... Sì, è bello, però anche sticare. Esatto, vai avanti senza tanta convinzione, giusto per portarlo a termine. 70 euro mi sembra giusto. No, ma ogni tanto ci vuole l'avventurone dal taglio cinematografico un po' cazzone. Ci vuole, però, per dire, già Uncharted 2, per esempio, ha un suo appeal, un suo fascino. Sto Dead Space è proprio il gioco sti cazzi, che non è brutto, però è banale, almeno da quello che si vede della demo. È bello, cioè, senza anima. No, senza, non ha niente che ti fa dire però sono contento che ho giocato a sto gioco. No, è proprio, non sono scontento che l'ho giocato, ma non sono contento. Ha scritto Petruzzo, ha scritto: quando le trivelle ci invaderanno, benedirai l'esperienza maturata sì. Con Dead Space. Non solo le trivelle che si trasformano in gru, attenzione. Scrive: sono un Taliban, scrive: le trivelle serviranno per il petrolio, forse. Chiove ci saluta, ciao Chiove. Infatti il petrolio lo prendi con la gru. Bene. Siete che è un pianeta ghiacciato quello dove sta. E infatti, tra l'altro, lui c'ha la pellicetta, non so se l'avete notato, c'ha l'armatura con la pellicetta. Poi pure sta cosa qua, cioè, voglio dire, c'è l'armatura, l'imbottitura ce l'hai da dentro. Sì, vabbè, ma sì, quello sì. È il tocco fashion, bro, che vuoi capire? Cioè, c'hai l'armatura cose. Integrale e ti mette la sciarpetta attorno all'armatura così, che cazzo di senso c'ha? Bella, che è? C'ha la pellicetta tipo come il giubbotto quello, no? Di Leon. Esatto. Non ci ho pensato, ma mo che mi hai fatto pensare, assurdo. Sì, pensa se fosse la sciarpetta sulla trivella. Sì, io me lo immagino che magari c'è un'armatura che c'ha la sciarpetta, il cappellino di lana, fa freddo come di me. La sciarpetta, però, solo se compri il DLC, specifichiamo. The Tiny Scarf. Dice Tekkop: a me la cosa che mi lascia esterrefatto sono i votoni che sono piovuti su Dead Space 3. Ma guarda, alla fine, ripeto, noi ci basiamo sulla demo, magari a giocarselo tutto quanto diventa tu più... Tu ti basi sulla demo. Vabbè, noi che stiamo parlando ora, noi sì, tre, sì, insomma, noi che l'abbiamo provata, sì, su quello ci stiamo basando. Quindi magari se il gioco completo sarà diverso, vedremo. Quando ce l'avremo, sapremo dire così.